Vai. In questi giorni sta infiammando sui giornali una questione in realtà molto seria e molto tecnica, e cioè la possibilità per le regioni di acquistare vaccini fuori dalla quota di mercato che ci è stata assegnata dall'Europa. E questa è stata una, diciamo, una richiesta che è venuta in realtà da più presidenti di regione, immagino spinti anche dalla opportunità o dalla possibilità di vedersi accrescere la possibilità di vaccinare un maggior numero di persone nella propria regione. Questa questione ci apre una serie di interrogativi che vogliamo un po', insomma, esplorare insieme dal punto di vista laico, no? Quindi senza spogliandoli un po' dalle solite bandiere politiche o di polemica che vengono innestate. La prima questione che ci viene, insomma, subito alla mente è: si può realmente fare? Cioè, possono le regioni acquistare fuori dagli accordi negoziali che abbiamo con l'Europa? Può farlo lo Stato italiano? Qualora si potesse fare, dove farlo? Con chi? Chi garantisce la tracciabilità e la provenienza di questi farmaci? Ne abbiamo veramente necessità? Di quali vaccini dovremmo andare a caccia? Di quelli come quelli di AstraZeneca o quelli su base di DNA e RNA? Chi lo decide? Come interferisce questo sul piano vaccinale predisposto dall'Italia e dall'Europa? Ecco, queste sono domande molto serie e devo dire che anch'io mi sto interessando sulla materia per cercare di capire fino a che punto ci si può spingere e cosa è veramente necessario fare, ovviamente in base anche alle, diciamo, alle documentazioni a cui ho accesso e non sicuramente a tutto. Allora, partiamo innanzitutto dall'inizio, cioè l'Italia ha aderito ad un contratto di negoziazione fatto dall'Unione Europea che ha comprato per i paesi e opzionando sei diversi tipi di vaccini. Questi vaccini che vengono prodotti per lo più nei siti, negli stabilimenti europei, destinandoli alla commercializzazione e la distribuzione in Europa, vengono divisi per quote. Questo è molto importante perché anche qualora si realizzi un fatto che io, a cui io auspico molto che il governo metta mano, e cioè aiutare la realizzazione e il potenziamento di nuovi siti produttivi per questi vaccini anche nel nostro paese, anche questa produzione, come quella che sta avvenendo adesso in Francia nel vecchio stabilimento di Sanofi, va a ridistribuirsi per quote nei paesi e non viene fatta propria solo dal paese che ce l'ha. Cioè, abbiamo fatto della distribuzione dei vaccini e della vaccinazione dell'Europa una missione di sanità pubblica europea che ci ha visto tutti uniti. È evidente che questo contratto, questa negoziazione ha degli obblighi anche per i paesi membri e quindi non è che un paese membro si può chiamare Sanofi piuttosto che Moderna, piuttosto che AstraZeneca e dirgli: guarda, il prossimo ti compro il 20% in più, ecco i soldi. No, tu devi stare dentro questo contratto e questa negoziazione. La stessa cosa è l'impegno che si sono assunte queste aziende nei confronti dei paesi membri. E allora com'è possibile che ci sia un mercato parallelo? Perché il mercato parallelo c'è, esiste, ne siamo venuti a conoscenza dagli organi di stampa in questi giorni, ma è, diciamo, un mercato che c'è. Da un lato dobbiamo stare molto attenti, nel senso che sicuramente intorno a queste a questo tipo di prodotti che sono, ricordiamoci, in questo momento i prodotti più ricercati nel mondo, e cioè i vaccini che ci salvano la vita, è cresciuto e crescerà un fiorente mercato della criminalità organizzata. Motivo per il quale bisogna stare molto attenti alle contraffazioni e a tutto quello che gira in questo ambiente. Ma ci sono anche gli intermediari classici nel settore del farmaco. Quindi io posso immaginare che se non si vuole andare contro la normativa e la negoziazione europea e non si vuole commettere un illecito o affidarsi a sedicenti personaggi, una negoziazione di questo genere può essere fatta dagli stati nei confronti di chi ha un surplus produttivo o vende a sua volta vaccini di cui non ne ha bisogno. Quindi posso immaginare che questi intermediari si pongono nei confronti o di stati terzi che hanno acquistato, stati terzi parliamo fuori dall'Unione Europea, che hanno acquistato surplus di prodotto e che lo rivendono, o a industrie
non producono diciamo, in questo ambito di mercato, ma possono produrre in altri paesi e fuori dall'Unione Europea. È evidente che stiamo parlando di una questione delicatissima che credo non può, al di là dei confini giuridici, non possa essere gestita singolarmente dalle stesse regioni, ma che investa l'interesse nazionale e quindi l'Italia, investa la capacità di copertura di tutta la popolazione, al di là delle risorse, quindi che investa un piano, il piano vaccini e il piano anche epidemiologico italiano ed europeo. Ecco perché, qualora il governo dovesse ritenere necessario, io dico di più, il Ministero della Salute, chi si occupa del piano vaccinale dal punto di vista epidemiologico, e quindi l'Istituto e AIFA, dovessero decidere che abbiamo bisogno subito di più vaccini, sono queste autorità che dovrebbero muoversi in questo senso, qualora siano nelle condizioni legali di poterlo fare, e non le singole regioni, che rischiano soltanto di creare eventualmente delle aspettative che poi non si possono realizzare e non possono essere garantite. Non solo, ma lo Stato, se si muove e qualora ne ritenga necessario, può anche fare una valutazione epidemiologica, cioè anche scegliere che tipo di vaccino ha bisogno di implementare in tempi brevissimi. Oppure si può fare un ragionamento quando sono finiti gli stock delle quote che sono necessarie su certi tipi di vaccini, sulle varianti, cioè è un argomento molto complicato anche dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre che giuridico e commerciale, che in questo momento fa capo all'interesse nazionale e che secondo me senza infingimenti dovrebbe essere gestito a livello centrale e non a livello periferico. Dall'altro lato poi ci sono gli altri vaccini, cioè quelli che non sono stati autorizzati da EMA. Ho visto che alcune di queste regioni hanno fatto esplicito riferimento all'acquisto di vaccini extra UE come Sputnik o il vaccino cinese. Ecco, questi vaccini non solo non sono stati autorizzati, ma in alcuni casi non c'è stata neanche la richiesta di essere autorizzati. È evidente che questo tipo di autorizzazione su un vaccino di cui noi non abbiamo, non solo non è stato approvato, ma non abbiamo neanche referenze scientifiche, evidenze, studi clinici, nulla, può avvenire soltanto con una deroga esplicita fatta da AIFA. E qui ritorniamo al punto da capo, cioè che una decisione di questo genere, per la sua complessità, può essere presa, qualora si decidesse mai di percorrere questa strada, soltanto dalle autorità nazionali. E quindi questo è, io non ne farei una bandiera politica. È ovvio che nel momento che noi dobbiamo avere una certezza di come faremo le vaccinazioni nel nostro paese, di quanti vaccini abbiamo a disposizione, perché l'obiettivo è vaccinare la popolazione nel più breve tempo possibile e soprattutto bloccare le varianti, avere la disponibilità e il numero maggiore di vaccini è non solo un desiderata, ma è un obiettivo di tutti. Ma va fatto e raggiunto questo obiettivo in modo, seguendo le strade legali e anche seguendo una razionalità dei comportamenti e non abbandonandosi a reazioni emotive o alla ricerca di un consenso elettorale laddove non si può trovare. Questo credo che sia invece proprio un tema da agenda di governo, da dibattito interno, da discussione ampia e libera per fare poi l'interesse massimo dei nostri cittadini. Accanto a questo però vorrei anche dire che noi non viviamo isolati dal mondo. Cioè noi, ora, io personalmente sento la sensibilità, anche la preoccupazione del fatto che ci sono miliardi di persone che non hanno accesso a nessuna terapia, a nessun vaccino, a nessuna cura e non sappiamo neanche in quanti stanno morendo. E questa è una cosa drammatica. Quindi ci dovrebbe essere anche l'impegno dei paesi grandi a sostenere le terapie e l'accesso alle vaccinazioni dei paesi più poveri e paesi in cui veramente stanno accadendo delle catastrofi umanitarie. Non possiamo fare finta di nulla. E se non lo vogliamo fare per senso di umanità o di carità o di pietà, di sensibilità personale, si deve fare per interesse, perché è evidente a tutti, credo, che i virus non conoscono confini. E che quindi per stare bene tutti dobbiamo stare bene tutti, cioè il pianeta deve stare bene. A livello globale la campagna contro il Covid deve essere una campagna globale,
perché le varianti che si possono realizzare in qualsiasi parte del mondo dove il virus circola liberamente sono varianti che poi ci arrivano e ci travolgono. Ecco, questi sono alcuni spunti di riflessione che penso possano essere utili. Non ho portato sul piano i contratti, ma sono queste le questioni, diciamo, che dovrebbero essere oggetto di una riflessione più ampia, condotta con serenità e fuori dalle divisioni e dalle polemiche politiche.